adesso un raggio di sole è entrato nel nostro studio, giusto per scoprire sempre qualcosa di nuovo, perché Stefano, sapete che giustamente... Ma pensavo parlassi di me, no? Tu sei un raggio di sole sempre, appunto. Però tu sei il mio esperto, l'esperto di tutti del tennis, allora... Presenta tu, basta il raggio di sole. Basta il nome, Lea Pericoli con noi in studio. Grazie. Per parlare ovviamente di tennis, ma per parlare di tennis cominciamo dalla tua nuova creatura che in realtà col tennis credo non c'entri granché, o lo sfiora forse. Beh, sfiora il tennis. Mal d'Africa, sì. La nuova... Intanto grazie per questa accoglienza strepitosa, grazie. Beh, ci mancherebbe. Veramente col cuore. Allora parliamo di Mal d'Africa, che è il tuo ultimo libro. Esatto, Mal d'Africa è un libro nel quale racconto questa malattia, una malattia che può... Guarda questo meraviglioso tramonto, Lea. Sì, esatto, che può colpire il... questi sono tutti ovviamente i ricordi, questa sono la prima mia immagine apparsa in Italia, Jacopetti era il giornalista che è venuto giù, qui c'è l'imperatore d'Etiopia, il Negus, con mio padre, e naturalmente queste sono le immagini di quando io ero molto piccola, con il casco coloniale, quando ancora questa era la famiglia, la mia famiglia, e la mia prima passione che era il cavallo. Quindi... Lea, ma perché Mal d'Africa? Cioè, spieghiamo cosa c'entra Lea Pericoli con l'Africa. Beh, Mal d'Africa, allora, diciamo che io sono andata giù ad Addis Abeba subito dopo l'entrata degli italiani, cioè Addis Abeba, l'Etiopia viene conquistata dall'Italia, si diventa colonia italiana, mm-hmm. E mio padre, che aveva seguito le truppe perché non era militare, lui ha seguito le truppe per cercare fortuna, e io e la mia mamma siamo state le prime due donne. Io non avevo compiuto 2 anni, non avevo ancora 2 anni quando sono andata ad Addis Abeba. Pensa questo posto quante cose si scoprono, perché per noi tutti naturalmente, per chi magari non conosceva questa tua passione, sei la regina del tennis, anche in virtù... Attenzione alle mutandine di Pizzo, non possono mancare nella nostra galleria. Le mutandine di Pizzo, di Lea, grande tennista, poi giornalista, però appunto io non sapevo, ti confesso la mia ignoranza, te lo dico spudoratamente, questo tuo fil rouge proprio con l'Africa. Hai voluto appunto... trasportare il tuo amore verso una terra che tu conosci bene, che se vuoi è anche una terra con tante contraddizioni. Esatto, queste, vedi, le ultime immagini che vediamo sono quelle della Somalia, la Somalia dove avevamo l'ultimo aggancio con l'Africa, che era una bellissima piantagione di banane, e anche quella, niente, abbiamo perso tutto. Cioè, un'Africa che ti contamina nel senso che ti fa diventare schiavo, io torno sempre in Africa, ma non so se vorrei... riviverci definitivamente, perché è un'Africa in subbuglio, un'Africa molto travagliata, un'Africa che ha enormi problemi. E poi tu, Lea, servi molto qui in Italia, perché chi meglio di te per commentare le gesta delle nostre tenniste? Perché adesso veniamo un po' all'attualità, cioè... E qui, insomma, se non ci aggrappiamo al tennis femminile di questi periodi siamo veramente rovinati. No, le donne sono state fantastiche, io sono la loro prima tifosa, meritano tutto il successo che hanno avuto. Qualcuno può dire non c'erano le Williams, ma a parte il fatto che fra 10 anni nessuno si ricorderà più niente e il nome dell'Italia sarà su questa bellissima coppa, che tra l'altro io ho giocato nel 1963, la ricordiamo, prima edizione. Federation Cup vinta quest'anno dall'Italia per la seconda volta, ma per la prima in casa. E quindi le ragazze giocano bene, sono fantastiche, sono belle, sono brave, rappresentano una squadra molto compatta, e io mi auguro che rappresentino anche un grande esempio per gli uomini, perché abbiamo bisogno di risalire anche in campo maschile, senza voler essere troppo critici. Ma a queste ragazze cosa manca proprio per arrivare al top, inteso come numero uno del ranking mondiale? Naturalmente, diceva Stefano, l'annata strepitosa, questo 2009, con la Pennetta che è riuscita a inserirsi al numero 10. Manca ancora un gradino. Manca un gradino, però dobbiamo già essere molto contenti, certo. Perché insomma, essere il numero uno del mondo può accadere a Federer, a qualche grande genio, ma essere tra le prime 10 è qualcosa di straordinario, vuol dire che c'è un grande impegno, professionalità, capacità, qualità. E poi, certo, di campione del mondo ne nasce uno ogni tanto, io mi accontenterei di questo. E poi possiamo dire, Lea, che una come Flavia Pennetta, che in questo momento rappresenta un po' il paradigma del tennis italiano, è stata un fenomeno perché
ha tirato fuori veramente tutto quello che aveva da se stessa, cioè è arrivata numero 10 e forse non credeva neanche lei di poter arrivare così in alto. Esatto, qui fai una diagnosi perfetta, cioè lei, anche perché guardiamo un momento le Williams, non ha il fisico delle Williams, grazie a Dio dico io, perché è una donna molto carina, una ragazza stupenda, l'abbiamo vista sfilare in costume da bagno, non aveva niente da invidiare. Ha provato anche Serena, ma non è andata granché. Beh, non era tanto la stessa cosa. Okay. Quindi non però so. Tornando appunto alla stretta attualità, domenica partono le finali ATP, allora Stefano ci sono già proprio anche i gironi. C'è il Master domenica che noi trasmettiamo su Sky, peraltro da Londra, vi facciamo vedere i gironi così per la cronaca, sapete che il Master non si gioca con la formula dei normali tornei, non è eliminazione diretta, ma si giocano due gironi e poi i primi due di ogni girone fanno le semifinali incrociate. Ci sono i migliori del mondo, ho notizia dell'ultima ora, non c'è Roddick, si era fatto male al ginocchio a Shanghai e dunque gioca la prima riserva che era Söderling, la vedete inquadrata nel gruppo B. Lea, facile facile, domanda forse banale ma va fatta, chi vince il Master? Cioè ci sono tutti i migliori veramente, mai forse come quest'anno è un po' intricata la questione. Ci sono tutti i migliori, non è semplice dire chi vince anche perché questa è una formula molto curiosa, io ho cominciato a trasmetterla per Tele Monte Carlo tantissimi anni fa e accadeva di tutto, cioè chi perde all'inizio può anche rientrare alla fine, quindi è una, diciamo, è una, la cosa meno tennistica del tennis. E non lo so, io sono ancora stupefatta da quanto è accaduto a Nadal, un Nadal che non riesce a riprendersi, sembra il fratello. Il fratello più magro. Sì, è vero. Invece quest'uomo qui è in gran forma, hai visto un momento di primo piano di Djokovic che ha vinto l'ultimo Master 1000 disputato, quello a Parigi-Bercy, no? Sembrerebbe lui il più in forma di tutti, sembrerebbe. È vero, poi è anche simpatico, è carino, è un personaggio che sarebbe bello che vincesse. E Roger Federer cosa fa? A Londra ritrova lo spirito, la scintilla. Roger Federer è il re, è il massimo della perfezione nel mondo del tennis, è quello che tutti ammiriamo, non si può fare altrimenti. Quindi sarebbe perfetto se fosse lui incoronato alla fine di una stagione che è stata ricca di soddisfazioni, penso che sarebbe la cosa esemplare. Però, caro Stefano e cara Lea, io da non esperta ho memoria di un siparietto divertente. Cos'è a Roma? È proprio con Lea e Djokovic, o ricordo male? Non, c'è stata un'imitazione, so Lea, qualche cosa? Lea quest'anno, eccola qua, guarda, c'è anche ovviamente Nicola Pietrangeli, Lea quest'anno è riuscita a convincere Djokovic a fare l'imitazione di Nadal davanti vero, a tutto il pubblico. Non voleva. Lui non voleva, alla fine Nadal ridacchiava e Djokovic alla fine, eccolo qua, l'imitazione di Nadal, dunque con pantaloncino calato, con canottiera, vabbè. Insomma. E questa non l'avevo mai vista perché io ero sul campo. Quindi mai vista come me la fate vedere in questo momento. Insomma, a te non poteva dire di no Djokovic, quindi l'hai convinto e questa è la sua imitazione, la possiamo... Perché insomma, commentala tu Leo. Ma lui era riluttante perché diceva si sono tutti offesi per questa imitazione. Allora ho chiesto a Nadal, dico senti ma tu non ti offendi? Lui ha detto no, non mi offendo, infatti finisce con un simpatico... diciamo five tra i due e la gente era impazzita perché conto, è divertente. Un conto è farla da Fiorello quella cosa lì, l'ambiente sicuramente si presta di più, farla sul centrale di un campo tra l'altro con uno che ti ha appena battuto e Djokovic lì fece l'ultima finale perché poi da quell'imitazione lì praticamente è dovuto arrivare fino alla settimana scorsa. E beh, già buono che sia arrivato ottimo, a vincere ottimo. Parigi, quindi qui insomma. Grazie Lea di questa io tua presenza, ringrazio. Questo raggio di sole. A proposito di sole, facciamo vedere quando cala il sole nella tua Africa, la copertina del libro. Per il Mal d'Africa di Lea Pericoli. Se anche voi non sapevate questo suo grande amore per l'Africa, è l'occasione appunto per leggere tutti questi racconti, anche questi segreti, perché c'è sicuramente qualche novità. Grazie Lea, torna a trovarci, grazie. Portaci anche Nicola Pietrangeli una volta, però. Come no? Perché insomma, voglio dire, sei venuta tu, portaci anche Nicola. Grazie per essere stata con noi ancora. Grazie alla signora del tennis, al suo...